Spaventoso incidente nel pomeriggio a Santa Mama, lungo la regionale 71, sul rettilineo che costeggia la ferrovia. Si sono scontrati un pullman con una comitiva di ragazzi di Como, un furgone e 4 auto. La peggio è toccata proprio all'uomo a bordo del furgone di un'azienda di prodotti petroliferi della provincia di Arezzo, trasportato in elicottero in ospedale. Impressionanti le condizioni del mezzo dopo l'impatto. Visto il numero di mezzi e persone coinvolte, è scattata la procedura di maxi emergenza da parte del 118, numerose le ambulanze che si sono portate sul luogo dell'impatto insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Forse un sorpasso azzardato tra le cause del maxi incidente, ma ancora è prematuro ipotizzare ricostruzioni. I ragazzi della comitiva sono stati accompagnati all'ombra per ripararsi dal tremendo caldo di queste ore, 50 i feriti in codice verde e 5 trasferiti in ospedale in codice giallo. Questa signora si trovava all'interno dell'auto che precedeva il furgone e l'altra vettura coinvolta nell'incidente. A parte lo shock, è rimasta illesa. Ho frenato, ho visto la signora attraversarsi e questa botta e basta. Sono sceso, ho visto il signore tutto ciondolante, poi non ho visto altro. È stato un sorpasso? Non l'ho visto, è stato tutto un attimo. Non... Il pullman era dietro? Il pullman non l'avevo neanche notato che si era messo in traverso. Quando sono sceso ho visto tutta la scena, che avevo visto solo quello. Io non so neanche come è successa quella. Hai avuto uno shock, una paura? Per lì, un'ora fa ero... Ci credo. Si sente fortunata anche di, sì, di essere... Sì, fortunata, tenuta. La macchina è intatta, io intatta. Mi dispiace per quelle persone, per 3 o 4 persone, perché erano diverse.